Ok guys, eccoci tornati in un nuovo episodio di Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, modalità eroe. Prima di iniziare, come al solito, i saluti. Anzi, il saluto. Allora, saluto Vincenzo Borzacchiello, grazie mille di tutto il supporto che dai alla serie e al canale. Detto questo, signori, io prima di registrare, ovviamente, come vi avevo già detto in precedenza, ho allenato, ditelo come volete, un po' il nostro Mimmo. Penso sia pronto adesso ad affrontare Omega Sharon. Se dovrebbe esserci Omega Sharon, se non ricordo male. Bene, iniziamo subito, via! Sì, 6 no Dragon Ball ga atsumatta. Nokoru wa tsushin chuu. Dragon Raider o tayori, wakamono wa saigo no Dragon Ball no moto e to mukau no da ga, soko ni machikamaete ita no wa. ついに来たか。やっぱりお前かよ、スーパーイーシンロン。貴様が再びドラゴンボールを集めるのを待っていた。前より強くなったんだろうな。当たり前さ、お前を倒すぜ。E guarda, lo spero anch'io. Vabbè, tu c'hai 70.000 di vita, io ce n'ho pochissimo, e poi già iniziamo malissimo. Allora proviamo con Y. Ok, intercettato subitissimo. Non lo dare, signori, da 41.000 quanto ci ha levato già Omega Sharon. Praticamente ci ha mandato già a quel peso. Poi le combo levano ancora pochissimo, signori, da quello che sto notando. Non uso subito il potenziatore degli attacchi perché non vorrei perdere l'attacco troppo presto, la barra dell'aura. Quindi me la vorrei conservare un po'. E presumo anche che non mi posso trasformare liberamente adesso in Super Saiyan. E quindi, ok, proviamo con le... Ok, quello andetto l'abbiamo colpito, via! Proviamo un'altra volta con Y. Niente, lui si è fissato con Y, ok. Aia. Ah, aia. Proviamo con Y di nuovo, signori. Sì, niente, si è fissato con Y, signori. E noi purtroppo dobbiamo solo intercettarlo, signori. Dobbiamo intercettarlo, ok, dai, l'abbiamo colpito di nuovo alle spalle, grandissimo. Vai, più combo gli riusciamo a dare, meglio è. Più danni facciamo, meglio è, vai. La combo non la interrompo, signori, tanto è inutile interrompere. Meglio conservarcela per dopo. Dai. E ora andiamo con l'onda energetica subito, signori. Iniziamo a levargli già un bel po' di danni. Io un po' di battaglie le ho fatte prima di registrare la parte, ma non so se basteranno a sconfiggere Omega Sharon. Cioè, 5600 adesso li leviamo con l'attacco speciale. Vediamo se basta. Se riusciamo a fare qualche altro bel danno consistente, dai. Aia, oh mamma mia, le ondette, mi stavo cagando. Cioè, guardate, rendi conto, con ondette mi leva... こんなことするな。世界を滅ぼしたいのか。滅ぼしてしまったらつまらんだろう。これはただの余興だ。平和は退屈だからな。余興だって。そんな理由で世界を買い上がったのか。 Non puoi dire sul serio, Omega Sharon. Adesso vediamo le buschi. Vediamo con Y, ci proviamo. Ok, perfetto, Y è andato a segno. Quindi ora o dovrebbe alternarsi tra X e Y, o rimane statico su X. Lo vedremo subito dopo la seconda com. Correggimi se sbaglio, signori, ma adesso col Super Saiyan che si carica più velocemente la barra degli attacchi speciali. Ho una mia impressione. Vai. Adesso così non ci puoi neanche colpire con l'ondetta. Però avete notato una cosa, signori? Abbiamo recuperato anche vita. Buono, niente male. Vedete che l'attacco speciale si è potenziato, signori, anche trasformandolo in Super Saiyan. Sì, di poco, ma si è potenziato. Si è andato a 6.000 danni, niente male. Io direi di continuare così a bombardarlo con le combo, dai, signori. E poi quando arriviamo verso i 20.000 di salute che gli rimangono, direi di fargli... Ok, rimane statico su X, ok. Direi di fargli poi dopo il potenziatore delle combo, signori. È inutile farlo adesso, riduciamolo ancora un po'. La vita, riduciamogliela ancora un pochino. Ok, intanto mi carico già al massimo, così sono già pronto. Ok, via. Vorresti ricaricarti. Scusate se uso sempre onda energetica, ma per evitare di avvicinarmi e quindi evitare di subire danni, preferisco più ripetermi, ma almeno andare sul sicuro. Adesso direi che è il momento di usare il potenziatore. Così, tanto 20.000 vita, non penso che lì poi si potenzi anche lui, non lo so, spero.
Ok, perfetto, via. Via potenziatore. Ok, culmine dello spirito, perfetto. Quindi possiamo fargli anche la mossa suprema dopo, pur volendo. Vai. Intanto lo distruggiamo con le combo, dai signori. Mamma mia, lo stiamo umiliando Omega Sharon. Cioè, io l'ho allenato poco e niente, però questo allenamento breve ci è servito. Poi, se non sbaglio, terminata questa lotta, dovrebbe darmi un casino di punti esperienza per le statistiche, quindi niente male. Forse riusciamo anche a sconfiggere... Sì, sì, è voglia. Di norma leva 16.000 la mossa suprema. Quindi penso... Ok, penso che riusciamo ad eliminarlo con una, con questa singola onda super esplosiva. Vediamo. Vediamo se indovino oppure si rigenera, non lo so. Speriamo di no. Dai, battuto! 16.600 di danno. E vai, abbiamo vinto. Let's go, andiamo. この俺が我がまだ終わらんぞもはやこの世界を変えることなどできんのだ負け惜しみか見苦しいぜよ今日は終わりだ 7つ目のドラゴンボール これで全てが揃った いでよ! シェンロン! Ok, adesso dovrebbe esserci l'ultima battaglia contro lo Sharon rosso, se non sbaglio. Allora, Sfera del Drago 4 stelle, Majin Vegeta come maestro, con Supremo e Cell. Buono, niente male. Allora, ci ha dato un bel po' di punti esperienza, quindi ci ha fatto aumentare la difesa più che altro. E non è per niente male. Allora, capelli stile Bardock, direi di prendere un po' di questi oggettini, tanto per, giusto per, signori. Perché tanto siamo già arrivati alla fine, quindi tanto vale prendere quest'ultimo oggetto. Quindi, signori, questa sarà l'ultima parte di Ultimate Tenkaichi, se va bene. Tutto va bene. Capelli stile Bardock, alla fine i capelli stile Goku. Cioè, alla fine sono quelli. Non è che ci vuole. Sono gli stessi. A massimo avrà la bandana, la fascia. Non lo so. Vediamo cos'è. Stavo cercando di prendere qualcosa di Vegeta, ma non ho trovato nulla, signori. Proprio zero. Allora, l'avvicino alla battaglia finale dovrebbe essere quella. Dovrebbe essere quella la battaglia finale. E ci sono altri due oggettini. Prendiamo anche quelli. Ecco, vedete? Vedete, già da qua lo vediamo, lo Sharon rosso. Bellissimo, troppo figo. Tanto prendiamo questi ultimi oggetti. Ok, il Kaio, marchio Kaio. Ok. Signori, io vi ringrazio in anticipo. Ve lo dirò poi anche dopo. Mamma mia, guardate, è diventato tutto nero. Abbiamo aumentato anche la difesa, come vi ho detto. E poi la difesa d'attacco speciale, se non sbaglio. Marchio, vabbè, Kami. Vi ringrazio per tutto il supporto che vi ha dato la serie, sia la modalità storia che la modalità eroe. Adesso possiamo concentrarci pienamente su Fighters. Bene, adesso non indulgiamo oltre, andiamo avanti, iniziamo la battaglia finale per salvare il pianeta Terra. Yatto aeta ze 究極戦の俺の願いは。なんだよ、こいつ様子がおかしいぞ。この邪悪な木は。 Ecco, ce lo dirà anche dopo, però ve lo anticipo già adesso, signori. Ve lo anticipo. Praticamente lo Sharon Supremo è sotto il controllo delle sfere del drago. Sotto le sfere del drago di Omega Sharon. Cioè, praticamente le sfere sono state corrotte da Omega Sharon. Quindi, scusatemi se no. Ok, mamma mia, non so come mi abbia fatto a salvarmi, ma va bene. Allora, iniziamo un po' con le ondette. Cioè, le ondette non le faccio raffica. Ok. Vai adesso a raffica, adesso a raffica, che tanto si è bloccato un pochino. Ok, perfetto. Guardate, occhio al... mamma mia, Omega Sharon. Cioè, Red Sharon. Aia, ho sbagliato. Cioè, devo andare dall'altra parte. No.
Ok, perfetto, dai, andiamo all'attacco. Quando facciamo le cose? Ok, quick time events avviati, perfetto. Spero di non sbagliarli, perché ricordo male, signori, quando giocai o feci anche la guida avevo avuto un po' di difficoltà. Cioè, non, c'era una che mi chiedeva il tempismo e l'avevo sbagliato, proprio quella. E non è questa, meno male. Quindi almeno già la prima è andata bene. Ok. E controllato energie negative di Super Ishinlon di Omega Sharon. Esatto. Vai, ecco, questa qui era quella del fulmine. No, non era questa. C'era il fulmine. Va bene, anche questa l'abbiamo presa. Dai, vai. Vai. Oh, che pugno, che montante. Vai. Mi doveva fare il fulmine. Ecco, questo qua era. Non lo ricordavo. Non lo ricordavo, signori. Momento di concentrazione. Non era questo. Allora, quale cavolo era? Cioè, non lo so, signori, mi ricordo male io. Boh. Per favore, fermami. E adesso diventiamo Super Saiyan. Via. Eccolo qui. Guardate quante ondette. Ah, qua il fulmine adesso, cavolo. Mi devo... Oh, cavolo. Aia. Aia. Aia, e che devo fare? Mi ammazza. Cioè, se mi ammazza questo è normale? Ma è normale, non, cioè, non lo so io. Dai, ma è disumano, cioè, io non mi avvicino. Cioè, signori, io ho paura a muovermi, ditemi voi se è deficiente. No, no, io mi allontano. Non so scemo, no, non me ne vado. Dai. Olè, colpito, mamma mia, meno male. E questa dovrebbe essere la parte finale, signori. Qua per me era proprio impossibile fare perfetto. Era proprio impossibile. Spero che questa sia la parte finale. Dai, la stiamo bombardando con le ondette. No! Troppo tardi. Mamma mia, un altro colpo e mi ammazza. Mamma mia, dai. Oh, perfetto, signori. Proprio perfettissimo. Dai. Oh, mamma mia. E adesso, ecco, questa è la parte brutta. Dai. Mi sono rimasti 1500 di vita. Per favore. Non mi uccidere. No, non dirmi che devo continuare. Se continuo non ce la faccio. No, meno male. Ok. Di nuovo con i fulmini. No. Ah, me la ricordavo questa. La super sfera. Adesso dovrebbe andare con l'onda energetica, se non sbaglio dovremmo andare. O dovremmo assorbirla, non mi ricordo. Vediamo che dobbiamo fare. Vai. Ti prego non farmi fare quello di prima. Altrimenti perdiamo. Ok, no, meno male. Va bene questo. Dai, 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 sfascialo. Vai. Oh, proprio gli è entrato, gli sta... Dalla gola, vai. Una colonscopia, vai. Distrutto.叶えて、 お前がこんな世界にしたんじゃないか。 それなら 元に戻すことだってできるだろ。 今起きている混乱
모처로 슈퍼의 신동 하나도 그 노래를 임을 그우기 시대는 소소시대 아카미의 지가로 하루간이 그리고 싶었다. 嘘だろ? 드래곤볼이 유일히 남겨진 희망의 빛이었단다. 그소! 슈퍼 이신론이 했던 그 말은 이런 것이었단가요? 나가 아직 끝나지 않았어. 이 세계를 바꿀 것도 나도 できんのだ. 変えてやるよ。 究極戦論! この混乱で死んでいった人たちを 生き返らせることはできるか? それならばたやすい願いだが、この混乱に満ちた世界はどうするのだ。心配いらねえよ。ドラゴンボールで変えられねえなら俺がこの手で変えてやるぜ。なるほど、願いは叶えてやった。ではさらばだ。 ドラゴンボールの力では世界を元の姿に戻すことはできなかった。しかし希望の光は消えていない。光は決意の中に宿る。世界を変える若者のその決意の中に、こうして若者は再び世界を変えるため旅立つのであった。 Perfetto signori, ultima battaglia terminata, abbiamo ottenuto altri tre maestri, Super Janemba, Super Gogeta e Super Veget, perfetto. Congratulazioni! Cosa ho fatto? Ho cambiato il mondo, vediamo. Completa intera modalità eroe per la prima volta, ok, ottimo. Ok, perfetto signori, allora, abbiamo concluso la modalità eroe. Adesso, come potete vedere, qua ci saranno disponibili tutte le battaglie che abbiamo combattuto della modalità eroe, cioè delle parti della storia parliamo. Incluso ovviamente lo Sherlock rosso che ci ha portato le statistiche a B e A e alcune ad A che erano già B. Quindi signori, detto questo, questa è stata l'ultima parte di Ultimate Tenkaichi della modalità eroe. Spero vi sia piaciuta, vi ringrazio di tutto il supporto che avete dato a tutta la serie, soprattutto da chi è partito da Ultimate Tenkaichi dalla modalità storia e che mi ha seguito costantemente. Ringrazio tutti coloro, tutti voi, che mi state seguendo dagli inizi del canale, dal lontano 2013. Vi ringrazio di vero cuore, signori. Mi raccomando, non dimenticate di commentare, iscrivervi al canale se siete ancora iscritti, attivare la campanella in modo di ricevere tutte le notifiche del canale, G2A Instant Gaming in descrizione. Ovviamente, adesso che abbiamo terminato Ultimate Tenkaichi, ci concentreremo, e ovviamente usciranno più parti durante la settimana, di Dragon Ball Z Dragon Ball Fighters. Detto questo, non mi dilungo troppo. Spero che quest'ultima parte nuovamente vi sia piaciuta e vi do appuntamento a un altro episodio di Fighters. Poi ovviamente qua decideremo poi successivamente un altro gioco da iniziare di Dragon Ball una volta finito Fighters. Per il momento non iniziamo un altro gioco di Dragon Ball perché si sovrapporrebbe a Fighters, quindi ci metterei una vita a finirlo. Già sono lento di mio, quando ci mettiamo a fare altre guide una dopo l'altra non ce la facciamo più. Va bene, non mi dilungo di più. Ci vediamo in un prossimo video, guys. Ciao!